non so questo cosa comporta, però la qualcosa naturalmente da tifoso anche mi ha incuriosito molto. Però la prima cosa che ti chiedo è questa: mi devi dire come si fa, come si diventa campione di poker, cioè mi devi proprio dire in tre passaggi come è stato il tuo percorso, cioè come ci sei arrivato. Passione è forse la chiave di tutto. A me è sempre piaciuto giocare a carte e sono partito da Scopa, che adesso abbiamo lanciato. Dove sei innanzitutto? Io sono di Milano. Di Milano. E quindi partendo da un gioco comunque di carte molto comune in tutte le famiglie, avevo iniziato con mio padre quando ero piccolino, e poi sempre nella mia vita è stato uno dei miei hobby preferiti. Nel 94 sono andato negli Stati Uniti, un po' alla Mecca del gioco, e ho iniziato a lavorare, perché ovviamente io non è che sono partito e ho detto faccio il professionista, ma mi sono trovato un lavoro nel mondo del gaming, quindi nel mondo del casinò, facendo il croupier. Dove? Ero in due casinò, ho iniziato al Gold Coast, ma ho fatto 6 mesi di scuola di croupier e poi mi hanno trovato lavoro e... A Las Vegas? A Las Vegas, sì. E facendo questo però la sera, dopo aver terminato il mio turno di lavoro, andavo a giocare a poker e mi divertivo, allo stesso tempo piano piano continuavo a vincere. E poi nel 99 ho lasciato definitivamente il mio lavoro, dedicandomi totalmente al poker e... Peraltro è anche l'anno che è partito il primo sito online. Quando tu giocavi, diciamo, ancora con le carte, quando stiamo parlando di gioco online... Faccio ancora, eh? Sì, sì, ho fatto. Parlavamo, cioè tu giocavi con soldi tuoi, ovviamente. Certo, io... Eri un giocatore normale che andava al casinò e giocava. Normalissimo, e anche al casinò, soprattutto in una città come Las Vegas, che ha casinò, che sì, uno se vuole... può spendere tanti soldi, ma ci sono anche i tavoli da blackjack da 1 euro, quindi permette a tutti di avvicinarsi al mondo del gioco. Io facevo questo alla fine del mio lavoro, quindi andavo, mi divertivo, allo stesso tempo continuavo a imparare questo gioco che era il Texas Hold'em. È una forma di... Che tipo di gioco? Che è la forma moderna del poker, cioè noi quando è stata regolamentata, my English is much better. Quindi cosa è successo? Che abbiamo il poker vecchio come noi lo conosciamo a 5 carte, non esiste praticamente più. Il Texas Hold'em è un gioco molto più è molto tranquillo, perché si gioca generalmente in 9 o 10 persone. Quindi non c'è un po' come passato a 4 persone, quindi è un gioco molto più dove uno socializza quando è sia online che dal vivo. Più dal vivo. Ecco, per queste prime partite che tu facevi, vincevi e perdevi, non è che vincevi sempre? No, vincevo e perdevo. Avevo un libricino dove scrivevo quello che facevo, cercavo di comprendere il perché quando perdevo, perché ovviamente la fortuna e la sfortuna può influire... Questo è infatti un grande tema che poi affronteremo, perché mi interessa molto, cioè poi penso che interessi anche un po' tutti, cioè quanto poi l'aspetto fortuna interagisce con l'aspetto invece bravura, con l'aspetto tecnico di conoscere il gioco. Ma continuiamo con il tuo percorso, quindi il gioco online, quando ci arrivi al gioco online? Io ho visto subito l'inizio del gioco online negli Stati Uniti, cioè quando è stato creato, era una novità ovviamente clamorosa, e mi aveva colpito subito il fatto che uno da casa poteva tranquillamente accendere il computer e iniziare una partita in questo momento. Cioè andare al casinò a Las Vegas non era mai un problema, ma se uno vive a 50 km dal casinò non è che deve prendere anche un grosso costo. Cioè avere la passione di giocare al casinò è qualcosa di proibitivo per tanti. Quindi molto più pratico, diciamo. Questo è molto più pratico, molto immediato. E quindi quando è cominciato quindi il gioco online?
negli Stati Uniti nel 99 è arrivato il primo. Io penso di aver provato quasi subito, proprio perché comunque ero in una realtà di tutti i giocatori, amici, e quindi abbiamo visto, diciamo, la crescita è molto diversa. Adesso ovviamente il software sono fantastici nel confronto di quelli iniziali, però c'era già, l'idea era quella, era arrivata e l'ho provato quasi subito. Dopodiché c'è stato, diciamo, un miglioramento sempre costante nella tua carriera, fino a che sei arrivato poi addirittura a vincere due volte il campionato del mondo. Esatto, io mi sono spostato, ho iniziato giocando i cash game, cioè quelli che tra poco saranno legali in Italia online, che sono già peraltro legali nei casinò italiani. Che cosa sono, in due parole, cash game? Il cash game è un gioco dove tu decidi quanto puoi mettere sul tavolo e quelli sono i tuoi soldi, ti puoi alzare in qualsiasi momento con i soldi che hai davanti. Più di quello non puoi perdere. Questo sia nei tornei che nel cash game, esatto, non esiste più il concetto che rilancio la mia macchina e tirano fuori i soldi, o le chiavi. C'è un budget che uno mette in mano. Tu puoi vincere o cioè se hai davanti 100 euro tu puoi ovviamente raddoppiare contro una persona questi 100 euro. Oppure perdere. Quindi il rischio è sempre limitato, no? Sempre limitato. Ok. Allora, questi due campionati del mondo, li hai vinti che anno? 2006 è stato il primo, penso che ormai lo sanno in tantissimi, comunque era lo stesso giorno della finale del quando noi abbiamo vinto la World Cup di calcio. Di calcio. Quindi io ho visto la finale e poi sono andato alla mia finale, però anche psicologicamente avevo già vinto perché eravamo campioni del mondo, avevo già festeggiato. Ma dove era la finale? Dove si svolgeva? A Las Vegas. I campionati del mondo sono sempre a Las Vegas, adesso hanno fatto una versione europea che è stata a Londra per 5 anni. Senti, per arrivare a vincere un campionato del mondo ci sono varie fasi, no? Varie eliminazioni e poi c'è un torneo finale, no? Allora, è un torneo unico, ci sono tanti tornei che sono tanti, è come se fossero tanti campionati del mondo all'interno di un mese, diciamo, di gioco. E in questo siamo partiti 1200 persone e diciamo, tu ti siedi al tuo tavolo con le tue 9 persone che devi battere e poi piano piano vengono eliminati da tutti i tavoli fino a 4 giorni, dura 3 mio, e al 4 giorno c'è il tavolo finale con 9 persone, quindi il... Chi vince poi nel tavolo finale con l'unico italiano. Era l'unico italiano. Sì. Perfetto, quindi hai portato la nostra. Vabbè, poi mandate eccezione. Il secondo invece l'hai vinto? Il secondo l'ho vinto nel 2008, quindi 2 anni dopo, e già c'erano più anche lì c'era qualche italiano che diciamo era appassionato già. E nel 2008 invece in piena internet, cioè non era ancora. Era proprio alle porte in Italia, ma tutti comunque avevano già conosciuto il fenomeno del Texas Hold'em, quindi è stata un'esperienza diversa, perché anche nei social network... Senti, Max, posso chiederti, e quindi quanto hai vinto praticamente nei due campionati? Il primo campionato era $680,000, e il secondo quasi 250. Perché era molte meno persone, diciamo, secondo me. Perché poi noi vediamo sempre queste immagini poi in televisione, quando poi c'è la vittoria finale del torneo, poi la consegna proprio di denaro contante materialmente, no? Certo, è una delle cose che non vediamo, però che forse è l'unico, non è considerato uno sport, ma è un gioco dove però il giocatore paga per entrare ai campionati del mondo, cioè il campionato del mondo di atletica leggera non è che quello che corre paga. Quindi è un po' diverso, cioè quello che vinci però stai anche investendo. Quindi va decurtata la parte che hai investito, sì, dopo. Quel torneo è generalmente per tutti, però tante volte. Però comunque insomma si guadagnano delle somme notevoli, no? Beh, per i giocatori top sì, e anche per quello che con un piccolo. Lì, ovviamente lì sono i campionati del mondo, quindi il minimo che tu puoi entrare costa circa €700, il più piccolo dei campionati del mondo. Però ovviamente 700 euro, poi magari puoi vincere tra 400 mila,